Ciao a tutti! Oggi parliamo di cinema e per l'occasione vi parlo di un film di cui sono molto contento, ne stiamo parlando tutti. Oh, finalmente! Film meraviglioso che sta ottenendo quello che io ritengo un inaspettato successo di pubblico, perché non è un film che sembrava destinato a rimanere un po' nella nicchia dei cinefili e che invece il pubblico, anche quello più generico, sta apprezzando molto. Io sono contentissimo e sto parlando di Drive My Car. Drive My Car è un film di Ryusuke Hamaguchi, che è una delle voci più interessanti del nuovo cinema giapponese. Se volete scoprire qualche altro film realizzato da questo regista meraviglioso, vi rivelo che anni fa feci qui sul canale una recensione di un'altra sua opera, che è Happy Hour, quindi andatevela a recuperare se vi interessa, se avete già visto Drive My Car e siete curiosi, ecco, lì scoprirete altre cose su questo autore molto interessante. E Ryusuke Hamaguchi è un regista che è veramente in grado di raccontare, diciamo, i tormenti della vita attraverso la banalità, attraverso le cose semplici, che però nel raccontate attraverso la sua lente con una delicatezza incredibile finisce con lo straziare il cuore, sostanzialmente. Ed è un po' quello che succede anche in questa lunga epopea. Drive My Car è un film che sembra veramente mastodontico quando non lo inizi, perché è un film che viene presentato con una durata difficile di 3 ore, viene subito raccontato come un film in cui la narrazione non è così centrale e dove si dà largo spazio a dei tempi lunghi e a dei dialoghi. È un film quasi interamente basato sul dialogo. Quindi, se non lo guardi, da come ti viene presentato sembra un film respingente, difficile da gestire, con il rischio che diventi noioso, ma è un film che, per quanto sembri mastodontico, una volta iniziato ne vieni travolto. Bisogna lasciarsi travolgere, proprio far seguire effettivamente Hamaguchi nello svolgersi di questa vicenda e soprattutto farsi risucchiare dalle parole. È un film che all'interno della parola, di qualsiasi tipo, svela una forza incredibile. I dialoghi li ho trovati, nella maggior parte dei casi, splendidi. È veramente quasi rivelatori, simbolici. È un film complesso, nella sua semplicità, che si ispira a un racconto del nostro amato Murakami Haruki. E ultimamente i film che stanno traendo dai racconti di Murakami sono delle cose splendide. Pensiamo ad esempio anche al meraviglioso Burning di Lee Chang-dong, quindi io esaltatissimo. Ecco, è ispirato effettivamente all'omonimo racconto di Haruki Murakami, che è inserito all'interno della raccolta Uomini senza donne. E in quel racconto seguiamo appunto la complicità che nasce tra Yusuke, che è un regista teatrale, e la sua autista, una giovane ragazza che inizialmente con controvoglia gli verrà assegnata per guidare la sua preziosissima auto. Ecco, il film prende questo spunto e lo approfondisce ulteriormente, prendendosi il suo tempo, e vi lascio anche comunque osservare come ogni inquadratura in questo film sia uno spettacolo bellissimo, un controllo a livello di regia, fotografia, gli attori sono splendidi. Ecco, liquidiamo subito l'aspetto tecnico di questo film, è on point secondo me, ma Hamaguchi appunto prende, diciamo, il cuore del racconto di Murakami Haruki e lo legge attraverso la sua lente, con la sua forza, che è proprio quella di sfruttare la banalità della vita, le azioni banali, e rivelarne il potere rivelatore, o comunque lo straordinario che si nasconde dietro, che sono anche effettivamente i tormenti dell'anima, o comunque il mistero complesso delle relazioni, del dolore, è veramente in questo è straziante, perché quando inizi anche a riconoscerti in molte cose che racconta, ti distrugge, come anche succedeva in Happy Hour, e questa è una cosa che riescono a fare in pochissimi. Nel film appunto noi seguiamo Yusuke
è un attore e regista di teatro. Lui apparentemente ha una bella vita, ha un matrimonio felice con Otto, che è una sceneggiatrice, e con un tocco estremamente murakamiano, un po' di realismo magico simbolico, Otto trova i soggetti delle sue migliori sceneggiature durante il rapporto sessuale. Quando lei raggiunge l'orgasmo, lei inizia a raccontare al marito delle storie che lui deve avere il compito di trascrivere, perché poi lei se le dimentica, quindi lui deve scriverle e passarle a lei affinché lei le possa rielaborare sostanzialmente. Ecco, è un matrimonio apparentemente felice, ma noi scopriamo subito che ci sono delle crepe in questa forte complicità, in questa paura di perdersi per venire a patti col dolore, no? Loro hanno perso una figlia molto piccola e lui, Yusuke, è consapevole che la moglie lo tradisca costantemente. Ha molti amanti, tra cui anche Koji, che è questo ragazzo giovane che è un attore di soap opera, che poi tra l'altro diventerà un personaggio di contorno molto importante all'interno del film, e con cui si costruirà anche un interessante duello sottile psicologico tra lui e il protagonista, però anche per non tanto per una rivalità amorosa, ma proprio perché probabilmente il protagonista ha quasi paura di rivedere in Koji certi aspetti di sé, o vuole far provare a Koji le cose che lui stesso ha vissuto nel dolore, no? della sua vita. Perché dolore? Perché immediatamente, questo è l'incidente scatenante del film, non è uno spoiler, Otto muore. Muore senza alcun preavviso, nel senso che un'emorragia cerebrale palesemente arrivata dal niente fa scomparire Otto di scena. E questo causa completamente un disequilibrio nella vita di Yusuke, che era abituato a vivere nell'armoniosa semplicità del suo matrimonio, che rivelava invece tante cose nascoste e non dette. Per Yusuke è uno shock. E soprattutto è uno shock anche perché lui non ha mai avuto il coraggio di farsi avanti e di parlare con sua moglie. Il giorno in cui lei muore, lei al mattino gli dice: quando torni stasera dal lavoro possiamo parlare, dobbiamo parlare di cose importanti. Lui ha paura di questa cosa e perde tempo apposta per non parlare con lei, per poi scoprire che non scoprirà mai il tema di questo discorso, perché lei non c'è più. E questo è uno shock, è un profondissimo senso di colpa che lui si trascinerà per tutto il tempo. E questo incidente scatenante, diciamo, questo profondo shock, ci porterà poi a 2 anni più avanti, quando Yusuke, che non recita più da quando è scomparsa sua moglie, ma dirige gli altri, va a Hiroshima. A Hiroshima lui deve mettere in scena uno spettacolo basato sullo zio Vania di Chekhov. E qui scopriamo ancora di più il suo modo di fare teatro. Lui ha un modo molto sperimentale di mettere in scena le pièce teatrali, che è far recitare nello stesso spettacolo più lingue che interagiscono tra loro. Quindi abbiamo attori giapponesi con attori cinesi, con attori filippini, c'è anche il linguaggio dei segni, ad esempio, e in questa sorta di melting pot di lingue, di voci, dove si crea una confusione dal punto di vista spettatoriale, ma dove i personaggi abbattono le barriere linguistiche in un certo senso, no? E questo è interessante perché è uno dei grandi temi del film, effettivamente, il potere della parola. Per lasciarsi travolgere da questo film bisogna dare peso a tutti i dialoghi. Sono i dialoghi che trascinano il film, ma non solo le parole dette, anche le parole non dette, la comunicazione in generale, che molto spesso rivela proprio il mistero che circonda le relazioni che noi intrecciamo, e anche le cose che non diciamo rivelano tanto di quello che abbiamo dentro, in un certo senso. Ed è un po' il rapporto di non detto che si crea inizialmente con la giovane ragazza, la vera protagonista del film insieme a Yusuke, che gli viene affidata come autista. Un silenzio che sembra unire nell'indifferenza i due protagonisti, che pian piano si svela in una complicità
meravigliosa, dove i due avranno anche modo veramente di guardarsi dentro e crescere prendendo consapevolezza dei dolori che portano con sé. Di più non vi svelo perché ho già parlato troppo, ma sappiate che non è un thriller con colpi di scena, quindi non ha senso parlare di spoiler, perché è un film che va vissuto proprio a livello emotivo e con un forte coinvolgimento emotivo. Però quello che è interessante è anche il fatto che se c'è un vero protagonista all'interno di questo film, non è Yusuke, non è la ragazza, è la macchina. La macchina è presente sin da titolo, Drive My Car, e questa turbo Saab rossa, che è un'auto costantemente presente all'interno del film e che già emerge proprio per il suo colore, e in più è un'auto anni 80-90 che quindi il protagonista guida da diverso tempo, ma che non ha ammaccature sulla carrozzeria, è sempre perfetta, sembra uscita dal concessionario. È un'auto che Yusuke adora perché è proprio il luogo dove lui può guidare, dove lui può venire a patti con le proprie emozioni, con i propri sentimenti, col proprio sentito. È un luogo dove lui si sente libero in un certo senso e è abituato a guidare gli altri, sia all'interno dell'auto e sia all'interno del teatro. Lui guida le persone, ha sete di avere questa sorta di controllo. Ma chi è che guida lui? Sostanzialmente prima era in grado di farlo su se stesso, ma poi ha perso i fili del discorso, si è perso nel momento in cui Otto non c'è più, perché era Otto che lo spronava a guidare sostanzialmente, no? Quasi come se fosse una strega. E Otto è interessante come personaggio perché all'inizio ha questo aspetto un po' da strega, proprio a livello simbolico, dico, a livello quasi magico, anche solo per la sua influenza sul protagonista e anche per effettivamente come lei diventi un simbolo e come lei anche dopo la sua scomparsa non sparirà mai, perché comunque rimane presente nei ricordi di Yusuke e rimane come nastro registrato. Ma ci arriviamo adesso. Quello che volevo dirvi è che effettivamente all'interno di quest'auto, che lui solo, Yusuke, deve guidare, c'è tutto il microcosmo di Yusuke. Quando gli viene imposta un autista, è un momento difficile perché per la prima volta lui deve accettare di farsi guidare. Quelle poche altre volte in cui ha lasciato guidare qualcun altro, anche la stessa Otto, lui era scontroso, è la sua auto, è il suo mondo, non deve essere guidata da nessun altro se non lui. Ecco, e quest'auto racchiude anche il segreto del rapporto tra Otto e Yusuke, cioè il segreto di quest'amore, di questo rapporto che continua al di là della morte, attraverso un nastro registrato, sostanzialmente. Otto, infatti, ha registrato costantemente dei dialoghi su queste audiocassette in modo che il marito potesse imparare le battute e allenarsi con le proprie battute a teatro. Ecco, questo aspetto l'ho trovato molto forte perché lui continua ad usarle anche dopo anni che Otto non c'è più, quasi in un tentativo di mantenere inalterato il rapporto amoroso, no? Come quasi fingere che sia costantemente fuori casa, ma che Otto ci sia ancora, per dire. Ma quante cose lui non conosceva di Otto? Quante cose effettivamente lui ha avuto paura di scoprire di Otto? È un aspetto che il film racconta, e secondo me il film lo racconta perfettamente. Ad alcuni potrebbe spiazzare anche perché è un film che cerca di evitare molto spesso degli aspetti delle prese di posizione da parte dei personaggi, diciamo. Ad esempio, all'inizio noi vediamo Yusuke che sorprende la moglie tradirlo, lei non se ne accorge che lui è in casa, però noi ci aspetteremo quasi in automatico una sua reazione a tutto questo, invece agisce in modo impassibile. Ecco, probabilmente alcuni rimarranno spiazzati da questo, ma nel contesto del film, in come lo racconta, è estremamente realistico. Quanti veramente avremmo fatto quello che ci saremmo aspettati che Yusuke avesse fatto e che poi ci indigniamo che non ha fatto, no? Oddio, è un po' macchinoso. Comunque, quanti di noi veramente
avremmo fatto quelle cose che avremmo voluto che Yusuke facesse. Nessuno, credo. E vi posso dire che è un film che veramente strappa il cuore, di cui bisognerebbe parlare per ore e ore e ore, ma mi fermo per dirvi semplicemente guardatelo, lasciatevi travolgere dai dialoghi, dal film, e se entrate nel suo mondo le 3 ore non vi peseranno per niente. Io l'ho guardato al cinema e pensavo che comunque anche i film che adoro, se li guardo al cinema senza pause, con il sedile che dopo un po' ti fa male il sedere, le sento le 3 ore, cioè magari mi gaso ma le sento. In questo caso non le ho sentite, cioè minimamente sentivo che mi facevano male le gambe, però ho detto mancherà ancora un po', non lo so, e invece no, vi posso dire che è un film che se vi lasciate veramente guidare vi piacerà, cioè vi darà tanto, magari vi strazierà, magari non vi piacerà, ma vi lascerà tanto sicuramente, e a livello registico è pieno di momenti, di sequenze straordinarie, anche solo banalmente il monologo finale con il linguaggio dei segni, stupendo, oppure quel momento meraviglioso che è uno degli apici del film secondo me, quel dialogo tesissimo che avviene sempre nell'auto tra Yusuke e Koji, questo giovane attore che è stato uno degli amanti di sua moglie, pazzesco, si sente proprio il filo del rasoio in alcuni momenti, no? Ed effettivamente l'auto è proprio il momento, anche i dialoghi che avvengono all'interno dell'auto quasi sempre sono portatori di non detti, no? Di sensazioni, di emozioni che si provano, è bellissimo. E niente, spero di non aver fatto una recensione troppo confusionaria, perché sono andato a ruota libera. In ogni caso spero anche che nel caso in cui la mia recensione non sia perfetta, on point, che comunque vi abbia incuriosito. Questo sì, perché è un film che merita. Ma fatemi sapere se magari l'avete già visto, perché è un film di cui si sta parlando molto, se lo andrete a vedere, se vi piace, non vi piace, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto. In ogni caso vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!